molto, molto. Perché io conosco Roberto D'Aversa da 25 anni, non è una persona violenta, è una persona per bene. Per 6 mesi, 7 mesi, dalle 8 di mattina mi anticipava sul lavoro. Non ha fatto quello che ha fatto perché è violento, perché ha perso la testa, perché noi siamo un club, siamo questo club. Io non posso prendere allenatori che ho la certezza che davanti a questo humus è capace di tenersi dentro tutto e di gestirla. La posso fare io che ho 49 anni di direttore sportivo o quelli come me, ma non posso garantire per uno che sta che da poco, che ha pochi anni da allenatore, non lo posso garantire. Allora io mi chiedo, a me mi lascia il segno che il mio territorio, nonostante sono 66 partite che in Serie A sempre salvo, che ha vinto un campionato di B da primo, da quando sono tornato debba io, Stefano e i miei allenatori lavorare in queste condizioni, essere giudicati non da quel milione di persone che ci stima, i bambini che vengono, sono tornati al campo, le famiglie che sono tornate al campo, parlate di quei 50-100 persone che si girano sui social e si masturbano. E voi fate i pezzi parlando di loro, chi lo fa? Ma ci sono molti di voi che queste cose non le fanno. E io mi rivolgo a loro, mi rivolgo a quei tifosi, non mi rivolgo a quei 50-100. E scusate Toni. Luca, scusami, te l'avevo detto che qualcosa da figlio di questo territorio, a Bologna non mi avevi sentito parlare così. No. A Firenze neanche, a Lecce lo faccio, perché cercare di far capire certe cose a chi ha interesse, chi non ha interesse sicuramente, o chi vive per fare altre